Ciao a tutti, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi un video in collaborazione con Timu, che non vedevo l'ora di registrare. Per chi non lo sapesse, Timu è un sito di shopping che propone un sacco di prodotti, abbigliamento, decorazioni per la casa, c'è addirittura qualcosa di make-up, accessori. Trovate veramente tantissime cose ad un prezzo super conveniente. Come dicevo, i prezzi sono veramente molto convenienti, ma vi lascio anche il mio codice sconto e vi ricordo che cliccando sul link personalizzato che troverete poi nel box potrete avere un buono sconto di 100 euro. Io comunque vi consiglio di scaricare l'app per ulteriori vantaggi, vi ricordo anche che il reso sul primo ordine è gratuito. Se il pacco ci arriva in ritardo, anche solo di un giorno, Timu ci dà un credito di 5 euro e la spedizione standard è gratuita su tutti gli ordini. Dimenticavo di dirvi una cosa che tanto so mi chiederete nei commenti, il pacco mi è arrivato dopo una settimana. Anche mia mamma l'altro giorno ha fatto un ordine e il pacco è arrivato dopo, mi pare, 5-6 giorni. I pacchi sono tre, iniziamo da questo. Non c'entra niente con il video, mi sono appena lavata i capelli e li ho legati da bagnati e quindi se li vedete strani è per questo motivo. State molto attenti quando aprite i pacchi di Timu, che sono super scocciati e imballati, perché vi arriva tutto all'interno di queste bustine. Questa tra l'altro è brandizzata e con il taglierino, con la forbice potreste tagliare anche le bustine. Primo prodotto, ho scelto questo set di federe. Io vi lascerò qui delle foto anche per farvi vedere il prezzo degli articoli, che è molto conveniente. Allora, è un set appunto composto da 4 federe. La prima è fatta in questo modo, questa è la seconda, la terza è fatta così. La fantasia c'è solo sul davanti, dietro è tinta unita. Sono in lino in stile boho e misurano 45,72 cm per 45,72. Ho preso un porta incenso in realtà per mia mamma, perché anche lei come me ama gli incensi e secondo me questo sta benissimo con il suo arredamento. È fatto in questo modo, è stupendo e costa veramente poco. Questa parte si toglie e potete mettere sia l'incenso, quello sotto forma di cono, potete appoggiarlo qui sopra perché vedete che ci sono tutti questi fori, oppure potete inserire il classico bastoncino di incenso perché c'è un buchino centrale. Poi, allora, questo cos'è? Boh, non mi ricordo. Ah, mi sono arrivati! Allora, io ho aperto i pacchi un po' così alla veloce, senza tirare tutto fuori, anche perché dovevo fare comunque l'immagine di copertina. E questi non li avevo visti, infatti pensavo di non trovarli all'interno del pacco, perché io quando scelgo le cose, magari in quel momento sono disponibili, l'attimo dopo no, e quindi ho sempre paura che appunto non mi arrivi qualcosa. In effetti, viste così, sembrerebbero delle tovagliette, in realtà sono tutt'altro, perché sono delle stampe su tela che si possono incorniciare. Come sapete, io in salotto ho 3 quadri sopra la madia e mi sono un po' stufata di quelle stampe, che tra l'altro sono in carta, queste invece sono in tela, e vorrei sostituirle appunto con queste. La prima è fatta così, non riesco a farvele vedere benissimo perché sono arrivate arrotolate, ma poi ve le mostrerò all'interno del quadro. E come vedete riprendono anche le federe. E la terza è fatta così. Il tessuto, per farvi capire, è simile a quello di alcune tovagliette, quelle lavabili. Ovviamente molto più sottile e sono ruvide, non lisce. Io non vedo l'ora di posizionarle. Sono troppo contenta delle stampe perché mi piacciono, ma poi, come dicevo prima, ero convinta di non trovarle all'interno del pacco. Allora, andiamo avanti. Rimanendo sempre in tema casa, decorazioni, ho preso un portapiante. È fatto in questo modo, questo non è semplicissimo,
cioè devo farvelo vedere appeso con la pianta dentro perché altrimenti non si capisce niente. Comunque qui si infila praticamente la pianta e potete appenderla, non so, su un soffitto, potete appenderla dove volete. Per farvi un esempio, infilo questo vasetto, ma immaginatela con una pianta più grande, con le foglie cadenti. Ecco, così rende di più e mi piace tantissimo, non vedo l'ora di appenderla. Magari in un vlog vi mostrerò tutto posizionato. Non so dove posizionarla perché ho molti punti in casa dove vorrei appunto appendere una pianta. Per esempio qui in camera da letto ho una parete totalmente bianca e mi piacerebbe proprio un tocco di verde. Però anche in salotto mi piacerebbe appendere qualcosina, comunque poi vedrò. Vi lascerò delle clip o delle foto mentre parlo di alcuni oggetti, alcune decorazioni magari posizionate o in utilizzo per farvele vedere. Altre invece ve le mostrerò in un vlog con più calma. Infatti la pianta appesa penso proprio di farvela vedere in un vlog perché ho bisogno dell'aiuto di Omar. E di solito lui va in tilt. Quando io gli chiedo mi appendi quello, mi appendi l'altro, lui va in tilt e mi fa aspettare un sacco di giorni. Quindi se tutto va bene lo vedrete in un vlog, anche perché su questo sito ho preso anche, ve le faccio vedere subito perché le ho qui a portata di mano, ho preso anche, diciamo, i supporti per appendere appunto le piante, in realtà non solo, quello che volete. Allora, vi arrivano all'interno di una scatola e li ho scelti in legno. Tra l'altro vi arrivano anche le viti. E come si chiamano già questi qua? Non mi viene in mente la parola in questo momento. Comunque vi arriva già tutto, voi dovete solo fare il buco con il trapano. Potrei provarci anch'io, ma ho paura di combinare qualche disastro. Io faccio tante cose da sola, però il trapano è una di quelle cose che mi fa un po' paura, cioè non tanto per il trapano in sé, ma ho paura magari di, non lo so, di bucare qualche tubo, di combinare qualche pasticcio, quindi queste cose di solito le faccio fare ad Omar. Comunque ve ne arrivano due e sono appunto dei supporti semplicissimi in legno con questo gancio che servono appunto cioè io le ho prese per appendere la pianta. Comunque, se vi interessa, questo portapiante misura 88,9 cm. Allora, ho scelto un sacchettino in tessuto e voi mi direte a cosa ti serve questo sacchettino in tessuto. Allora, io questo l'ho preso per quando, ad esempio, devo strizzare le zucchine. Allora, quando faccio le polpette di zucchine, utilizzo sempre un canovaccio per appunto strizzarle, perché si sa, le zucchine contengono tantissima acqua e quando le utilizzo da crude ho bisogno appunto di eliminare tutta l'acqua e di strizzarle, però più delle volte i canovacci rimangono macchiati e ho preso questo sacchettino da utilizzare proprio per strizzare, non lo so, le zucchine, vabbè, adesso non mi viene in mente altro, comunque da utilizzare appunto in cucina. In realtà questo sacchetto nasce proprio da utilizzare in cucina, io l'ho pensato per le zucchine, ma si può utilizzare per filtrare tè, caffè, cereali, latte, succhi di frutta, vino, birra, ed è in cotone alimentare. I nostri sacchetti a rete ultra fine filtrano anche le particelle più piccole, offrendoti un cibo estremamente liscio e soddisfacentemente setoso. Altro prodotto, allora ho scelto una spazzolina in gomma per pulire le bottiglie o alcuni bicchieri, quelli in cui non riesco ad infilare per bene la spugna, ed è fatta in questo modo. Poi il mio pezzo credo preferito, io devo ancora aprirli, come vedete sono ancora imballati, c'è ancora lo scotch, non ho ancora aperto nulla e non vedo l'ora di posizionarli in cucina. Siccome i miei mestoli mi stanno abbandonando per colpa mia, perché i mestoli che ho attualmente, che utilizzo sempre, sono in gomma, neri e hanno il manico in legno. Alcune volte li ho messi in lavastoviglie, lo ammetto, e chiaramente il legno
si sono rovinati, si sono scollati. Infatti alcuni si staccano proprio da, cioè la parte in silicone si stacca dal legno, e li ho scelti simili ma effetto marmo, con il manico in legno. Cioè io appena li ho visti ho detto no, no, questi io li devo avere assolutamente, perché non si trovano facilmente in giro fatti così, e se si trovano costano tantissimo. Su questo sito invece hanno un prezzo più accessibile. Finalmente la frusta in silicone. Dovevo comprarla perché la mia si è rotta, e se non ce l'avete io vi consiglio di comprare una frusta in silicone, perché per alcune preparazioni è comodissima, per esempio per preparare la besciamella, perché non andate a rigare il pentolino. Per alcune preparazioni, tipo non lo so, torte o comunque impasti troppo duri, no, perché essendo comunque molliccia, flessibile, non riuscite a girare bene, rischiate addirittura di romperla. Per altre preparazioni invece è veramente molto comoda, quindi vi consiglio di comprarla. Quelli miei comunque li terrò da parte, quelli che non si sono ancora del tutto rotti, perché ho paura solo che questi si macchiano, perché chiaramente sono, cioè, sono bianchi, sì sono marmorizzati ma comunque sono chiari. E ho paura solo di questo, quindi io li utilizzerò e poi vi farò sapere. Non lo sapevo, ma c'è anche il portamestoli, ma io in realtà sul sito ne ho preso un altro, sempre effetto marmo, però anche questo devo dire che è molto carino, anche se mi sembra un po' piccolo per tutti questi mestoli, però poi magari mi sbaglio. Allora, questo è il portamestoli, è in plastica con il disegno dorato e sotto è forato. Vi lascio una clip per farvi vedere tutti i mestoli, perché altrimenti siamo qua fino a domani mattina se ve ne faccio vedere uno alla volta. Sono tutti in silicone con il manico in legno, tranne la pinza per l'insalata, che è fatta in questo modo. Ha la parte, vabbè, in silicone, anche questa parte, però è in acciaio, proprio come la mia, e per chiuderla basterà tirare giù questo cosino. Ci sono rosa, viola, rossi, bianchi, beige, neri, e comunque vi lascio il link nel box, e se avete intenzione di comprare dei mestoli in silicone vi consiglio di comprarli in questo sito, perché rispetto ad altri siti costano veramente poco. Oltre che ben fatti, di qualità, sono anche molto belli. Ah, in questo sacchetto il portamestoli, allora l'ho preso sempre in plastica, però effetto marmo, che ovviamente riprende i mestoli. Questo però è più, cioè è sempre stretto, sì come l'altro, però è molto più alto e sotto è forato. Adesso che lo vedo con tutti i mestoli all'interno, mi piace, non mi dispiace, lo vedevo troppo piccolo, in realtà no, è perfetto per tutti questi mestoli, però questo esteticamente mi piace di più. Vediamo però se continua a piacermi anche con i mestoli all'interno. Sapete che forse mi piace più l'altro? Anche perché questo, essendo più alto, ovviamente non si nota la parte in legno, invece con l'altro sì. Quindi non lo so, questo comunque lo utilizzerò, se non lo uso con i mestoli lo utilizzerò, non lo so, come vaso o comunque con qualcos'altro all'interno. Sono un po' indecisa, vi dico la verità, fatemi sapere voi quale preferite. Questo effetto marmo è più grande oppure questo piccolino? Allora, anche questo l'ho preso per mia mamma, per i miei, perché serve per, come si chiamano, le girelle, avete presente le girelle, quelle per le zanzare? Ecco, tutte le volte non sanno mai dove appoggiarle, perché sì, hanno quel supporto diciamo in ferro, però soprattutto quando magari siamo in tanti spesso cadono, e quindi ho preso questo contenitore che serve appunto per andare a mettere all'interno la girella per le zanzare. È proprio un contenitore che sembra quasi una pentola, comunque fatto così, ha questa griglia che serve per appoggiare la girella. Vedete, da una parte ha tutti questi dentini e dall'altra è liscia.
e poi al suo coperchio. Sembra proprio una tipo una pentola. Qui dentro non c'è più niente, tra l'altro questo sacchetto è gigante e lo utilizzerò per qualcosa. Adesso apriamo questo, che in realtà non è più un pacco ma è semplicemente la scatola del prodotto. Ho ripreso finalmente uno spray mop perché l'ho comprato credo 3 volte di fila da Action, tutte le volte si è rotto dopo tipo, ma neanche, non lo so, 2 mesi, e ho detto basta, non lo compro più. Però l'ho visto sul sito di... cioè non compro più quello da Action, l'ho visto poi sul sito di Timu e ho detto perché no, proviamo. Io spero davvero che duri per un bel po'. Allora, questo è lo spray mop, vi arriva già con il panno che ovviamente si stacca, potete metterlo in lavatrice. Qui sopra potete mettere anche i panni, tipo se li utilizzate, credo i panni Swiffer, perché si possono incastrare qui. Qui c'è un foro, e per chi non conoscesse, diciamo, questo prodotto, basterà piegare questa levetta per far uscire appunto l'acqua da questo foro e potete lavare i pavimenti. Se non ce l'avete, compratevelo. Non dico questo in particolare perché ovviamente lo devo ancora provare, ma in generale lo spray mop è veramente molto comodo perché ti semplifica tanto la pulizia del pavimento. Ieri ho pulito tutta casa, ho lavato anche i pavimenti. Stamattina mi sono svegliata, mi sono fatta la doccia, mi sono lavata i capelli e c'erano goccioline di acqua ovunque. Ecco, in questo caso voi in 10 secondi pulite il pavimento del bagno, perché comunque l'avete già lavato il giorno prima, quindi non ha senso stare lì di nuovo ad utilizzare il secchio, il mocio, solo per il pavimento del bagno. Con questo voi veramente in pochissimo tempo lavate il pavimento. Alla fine con lo spray mop voi lavate il pavimento sempre con l'acqua pulita, l'unica cosa che dovete fare è cambiare ovviamente il panno, quindi se lo comprate, compratevi anche tanti panni da cambiare proprio quando, mentre lavate i pavimenti, così magari in bagno usate un panno, in camera ne usate un altro, perché sì, lavate sempre con l'acqua pulita, però ovviamente i panni sotto si sporcano. Non ho trovato ancora lo spray mop della vita che più che altro duri nel tempo, perché li trovo tutti molto fragili, che si spaccano veramente dopo pochissimo tempo. Vedremo se con questo, vedremo come mi troverò con questo. Allora, ho scelto uno spruzzino, tra l'altro molto bello, devo dire, che ho pensato di utilizzare con l'olio. Bisogna solo capire se con l'olio funziona. Ditemi se non è bellissimo. Questa parte è tipo soft touch, questa è in plastica e io l'ho pensato appunto per l'olio da utilizzare soprattutto con la friggitrice ad aria. Io l'ho scelto nero opaco, ma c'è anche arancione con questa parte trasparente. Costa 2,68 € ed è da 200 ml. Andiamo avanti. Allora, questa è una cosa veramente molto utile, perché effettivamente quando mi metto in balcone a, non so, travasare le piante o comunque a sporcare in giro, devo sempre utilizzare un qualche cosa per appunto evitare di far andare la terra ovunque. Questo nasce proprio per quando dovete fare queste cose, quindi non so, travasare le piante, cambiare la terra. Anche qui c'erano 2 misure, io ho preso quella più piccola, però non pensavo fosse così tanto piccolo, ma pazienza, lo userò lo stesso. È diciamo un tappetino fatto simile alle tovaglie, quindi da una parte tipo in plastica, dall'altra in tessuto. Voi chiudete gli angoli per evitare di far andare acqua o terra in giro e potete appunto fare le vostre cose senza sporcare ovunque. Secondo me è un po' troppo piccolo, soprattutto se dovete, non so, travasare delle piante molto grandi o comunque se dovete appoggiarci dentro dei vasi molto grandi. Questo in realtà posso anche utilizzarlo semplicemente sopra il tavolo, senza chiudere gli angoli, l'appoggio come se fosse una classica tovaglietta
così almeno non vado a sporcare il tavolo se devo fare, non so, dei lavoretti. Ultimo pacco, ho scelto uno scaffale, diciamo così, che vorrei mettere al piano di sopra con tutte le mie piantine. Allora, io penso si tratti proprio di questo, scopriamolo insieme perché è ancora chiuso. Sì, è proprio lui, però è tutto da montare, quindi io vi lascerò una foto per farvi vedere appunto di che cosa si tratta, ma poi vi lascerò anche una clip per farvi vedere dove l'ho posizionato. In questo sacchetto in realtà non c'è tantissimo, anche perché due o tre articoli mancano. Avevo scelto non una acchiappasonni, un arazzo bellissimo. Infatti adesso vado a vedere sul sito se è tornato disponibile e me lo compro, perché l'avevo proprio immaginato qui in camera da letto e non so, mi piaceva tanto, ma purtroppo non me l'hanno inviato perché non era più disponibile. Ho scelto un mini ventilatore da tavolo, in realtà non solo. Qui c'è l'immagine del ventilatore dentro una macchina, io però l'ho preso da utilizzare o quando sono al PC, quindi sopra la scrivania, oppure sulla toiletta quando mi trucco. È carinissimo, è tutto in metallo. Ed è fatto davvero molto bene, poi non è in plastica e mi sembra bello resistente. Ci sono anche, credo, i gommini da mettere qui sotto. Ultimo prodotto. Cosa sarà mai? Un cappello gigante? Allora, praticamente questo è un... vediamo come lo chiamano sul sito. È una rondella per lavare i capelli in lavatrice. Omar utilizza tantissimo i capelli. Li laviamo a mano, ma non sempre vengono belli puliti. Non li ho mai messi in lavatrice per paura di rovinarli, perché cioè, potrebbero comunque deformarsi. Voi lo inserite dentro questa, diciamo, gabbia e potete in teoria lavarlo tranquillamente in lavatrice. Omar utilizza questi capelli con la visiera larga. Facciamo una prova. Allora, questo si inserisce così. Poi si fissa in questo modo, si fissa in tutti e quattro i punti, pronto da mettere in lavatrice. In questo modo il cappello, siccome rimane bloccato, non dovrebbe deformarsi. Queste erano tutte le cose che ho scelto sul sito, anche questa volta sono rimasta molto soddisfatta, proprio come la volta scorsa. Vi lascio il mio codice sconto e vi ricordo che cliccando nel link personalizzato potrete avere 100 euro di buono sconto. Fatemi sapere se acquisterete qualcosa e se questo video vi è piaciuto. Vi saluto e ci vediamo, credo, martedì con un nuovo video. Ciao!